Ladies, benvenuti in un nuovo video. Oggi finalmente try on haul. Ve l'avevo annunciato e anticipato già un po' di tempo fa, però poi la scorsa settimana mi era venuto il ciclo, mi sentivo troppo gonfia, non mi andava di fare try on haul. Poi che è successo? In realtà mi sento comunque uno schifo con il mio corpo, perché sono 2 settimane almeno che non mi alleno e quindi sono tutta molliccia. Sono anche piena di lividi, ma perché? Cioè, ma me ne uscite un altro? Tu sempre. Io non so che cazzo. Bambini. Ho avvicinato un pochino la ripresa, forse potete vedere meglio anche tutti i brand dai quali ho ordinato oppure nei quali sono, cioè, sono andata a fare shopping. Ho trovato qualcosa di carino. Secondo me ho trovato poche cose rispetto anche agli anni passati. Mi sembra di vedere le stesse cose ripetute, oppure cose che proprio non fanno parte del mio stile, forse per quello non mi piacciono. Però è strano anche così, perché io non è che ho un mio stile, ma mi piace vestirmi un giorno in un modo, un giorno in un altro. E poi vi posso dire la verità, io ho un fisico che si sposa abbastanza bene con il trend degli anni 90, anche un pochino con il trend degli anni 80, però per me questi ultimi 2-3 anni sono stati proprio l'apoteosi, cioè proprio sono stata super felice di questa moda anni 90 che è ritornata, la vita alta. E adesso, siccome sta tornando la moda 2000, dei primi anni 2000, sono interdetta quando entro nei negozi. Se anche voi siete interdetti o interdette quando entrate nei negozi perché vedete tutte queste cose che non stanno bene magari con il vostro fisico, fatemi sapere qui sotto con l'hashtag interdetta. Pronti, partenza, via. Da dove inizio? Qua c'è anche Deborah che non sa bene che cosa ho preso. Infatti, mi sono messa qui proprio per vedermi l'ho spettatrice. E quindi, signora, decidi tu da dove parto. Sweet Benedict, perché non so proprio cosa hai preso. Ok, allora, per chi non conoscesse questo negozio, è un negozio che somiglia tantissimo a Brandy Melville, Subdued, o come si dice. Mi piace tanto avere diversi top di vari colori, anche per fare i video, i look, madonna, anche i capelli verdo, i mini video Instagram. E ne cercavo sia uno fucsia, sia uno rosso da un po' di tempo, perché a parte averne un arancio, mi ero resa conto di non averne uno rosso. Non che sia benissimo con il fucsia, però con i capelli mi scaricano e diventano rosa chiaro, mi piace tantissimo il rosso con il rosa chiaro. Quindi sono entrata, ho visto questo top, ho chiesto se me lo poteva prendere perché sta in alto. E niente, me l'ha preso, l'ha provato e mi è piaciuto. Con 19,90€ mi sono portata a casa this baby right here. Che bello. È super semplice, molto elastico, infatti è taglia unica, abbastanza generosa. Ed è di questo materiale un po' caldino. Vedete, mi piace tantissimo il fatto che sopra, sulla parte del seno, sia più ampio e poi qui alle costine più piccole. Ecco, adesso potete vedere bene la trama. È rosso classico, ha le spalline delicate, mi piacciono le spalline delicate, semplice. Avevo bisogno di un top rosso, non ce l'avevo, adesso ce l'ho. E comunque, una volta che l'ho provato, non è, cioè, uno di quelli che sembra caldi, sicuramente non te lo metti la mattina, però la sera per uscire te lo puoi mettere tranquillamente, anche perché non bucherellato, però l'aria passa tranquillamente, cioè tipo stasera per uscire lo potrei mettere. Ma lo sai che mi piace, quando te lo sei appoggiato sulla maglietta bianca, ti piace sopra? Devo mettere troppo sopra. C'era anche un sacco di cose celestine e lilline, e questo devo dire che è una costante di non solo Sweet Benedict ma tantissimi negozi. Il lilla e il celestino quest'anno. Lilla ha spopolato, cioè. È l'anno del lilla, è vero. Pantone che aveva detto blu. Pantone non ci capisci più niente. L'ultimo che aveva preso era Baby Pink e Baby Blue, quell'anno lì, che poi fecero tutto Baby Pink e Baby Blue. Bershka, che lo conosco. Questo. Cosa hai preso, sì. Prima cosa, questa non me la faccio vedere indossata perché mi dovrei fare tipo la coda 4 volte, però per 6€, 5,99€, ho preso questi scrunchies alla cassa. Glitter, non li avevo glitter, ci sono blu elettrico, azzurro mare, verde lime e glicine, ciclamino. C'erano anche tie-dye, anche questa è un'altra moda che sta andando tantissimo, però vabbè, io ho preso questi glitter perché non passava di moda. E poi me la sono sentita panterona, me la sono sentita catwoman, ho detto perché no. In realtà, allora, una volta che lo vedi così è diverso da indossato, è più un top nero semplice con la chiusura tipo Converse, non lo so, lacci scarpe. Visto così sembra un po' tipo ma dove vai? Svergognata. Ma non è vero, ragazzi, è un toppino semplice nero. Questo l'ho pagato 16€ e ho preso la L. Dai, ci piace, il materiale è molto resistente, cioè sembra
veramente spesso. E queste sono le uniche due cose che ho preso da Bershka, perché Bershka è pieno di cose anni 2000, quindi vite basse, gonne, minigonne, tutte cose che mi stanno malissimo. Non mi ricordo che altro c'era della moda 2000. Sì, un sacco di cose tie-dye. Forse anche toppini, proprio piccoli. Ah, sai cosa? Quei cardigan che sono legati solo al centro. Praticamente tutto per chi ha il seno piccolo anche. Oh, esce, mi sa. Vabbè, andiamo da lui. Sì. Avevo preso diverse cose da provare. Anche qui siamo rimaste un po' interdette con le taglie, perché ad esempio di Reggiseno avevano soltanto la coppa fino alla B. Fino alla B e qualche C di qualche modello. Ma pochissimi. Mm-hmm. L'unica cosa che sono riuscita a trovare, c'era un completino bellissimo in sangallo che volevo da morire, secondo me era stra elegante e sexy allo stesso tempo. Comunque vabbè, ho preso alla fine un set con 9 euro per il sotto e 20 euro il sopra, quindi 30 euro in totale. Ci stanno le zanzare, mi stanno mangiando. Vabbè, questo ovviamente non ve lo farò vedere indossato. Questo qui è il sotto a brasiliana, ha tipo questo colorino tra il celestino e il menta, mi ricorda. E sopra vabbè tutto questo merletto. Sapete cosa mi ricorda? Per chi c'è dai tempi dei tempi. Una cosa tua o di... Il colore di una cosa, che era un po' tra il celestino e il verdino. Ah, certo, il muro della stanza. Della stanza dove stavo quando facevo i miei primissimi video. E questo è il pezzo di sopra, senza imbottitura, senza ferretto. Un po' come fosse bralette, ma neanche troppo, perché poi ha un allaccio molto semplice da reggiseno, sempre ovviamente in tinta con il sotto. Sembra bianco dalla telecamera per tutte queste luci, però fidatevi che è un verde acqua barra celestino molto molto delicato, che sta anche davvero bene con la bronzatura, e mi piace da morire tutta questa roba di merletti, pizzetti. Ecco, questa è un'idea di come mi sta. Ma calcola che se fosse stato di un altro colore ti avrei detto lascialo se sto dopo, oggi sto in fissa. Il mega pacco di Zalando, ho fatto un ordine e è partito tutto perché volevo delle sneakers nuove. Volevo delle sneakers brillanti, con delle pietre, con dei gioielli, volevo qualcosa di luccicoso, però alla fine non le ho trovate, e tra tutte quelle che ho visto mi sono però innamorata di queste nel frattempo, che sono di Michael Kors ed erano scontate, e in più ho trovato anche, non è che ho trovato, ho chiesto anche se avevate degli sconti Zalando, alcuni di voi lo avevano però erano scaduti, avevo provato a inserire i codici. E niente, quindi alla fine ho fatto l'ordine, come si dice, la registrazione con una mail che non avevo ancora usato, e quando vi scrivete avete tipo o il 10 o il 15%, credo il 10, comunque tramite app. Quindi sconto più sconto, sono molto felice perché queste scarpe mi piacciono da morire. Se volete delle sneakers, delle scarpe comode da ginnastica ma non troppo, secondo me queste corrispondono un po' anche a delle Hogan, per farvi capire, perché sono molto eleganti e ce le vedo da, non so, Elisabetta Franchi, capito? Se le potrebbe mettere per andare a passeggio da qualche parte. Sapete che cosa le vedo molto? Passeggiata sul campo da golf. Oddio, cioè proprio da golf. È vero. Like if you're a rich girl going to play golf on the weekends. E sono così. Tra l'altro Michael Kors veste una taglia un po', cioè, più grande. Quindi bisogna prendere una taglia. Esatto, quindi di solito prendo 40, invece qua 39. Ta-da-da-da. Ta-da. Wow. Raga, io le amo. Amo le varie parti di tessuto diverso che hanno. La delicatezza del logo, cioè non è una cosa esagerata, il color crema e il nero, e mi piace tantissimo anche di nuovo la delicatezza del logo nella parte di dietro, e anche hanno una bella platform, cioè mi piacciono veramente un sacco. Ero indecisa se prenderle o meno perché non sapevo come potessero starmi al piede. Ah, hanno anche qui il logo, non l'avevo visto ancora perché ovviamente non l'ho ancora indossate. Qua, MK. Però sempre discreto, devo dire, ma come l'ho accorta. Però poi una volta arrivate a casa le ho provate e mi stanno bene, mi slanciano anche un pochino il piede e la figura. Veramente, veramente carine. Quindi se volete investire in un bel paio di sneakers ma eleganti, vi consiglio di vedere questi qui. Questa era una cosa sulla quale ero un po' indecisa su se fare o meno il reso, perché ho preso due body della Nike e vestono anche loro molto larghi, quindi ho preso una M. Io di solito per i body, non tanto per la parte di sopra ma per la parte di sotto, siccome devono passarci, prendo la L, ma qui sono una M. Il problema è che io volevo tanto un body semplice
della Nike nero e non c'era la M, era finito, quindi ho detto vabbè, lo prendo comunque. Quindi questo è il primo body, semplicissimo. Una cosa non strana, però che dovete sapere è che non hanno l'apertura, cioè sembra proprio tipo un costume intero, quindi ve lo dovete infilare prima dei pantaloni, e quindi questo mi sta un pochino grande effettivamente. Più che altro non aderisce bene sopra, come poi invece il secondo che ho preso nella misura M. Questo è l'emblema dell'estate, soprattutto di quest'estate, perché ha anche il lilla pastello, ha sempre il logo Nike però con un altro font, ed è questo qui. Sembra un costume intero, sarebbe stato bellissimo anche a costume intero, però è un body. Ovviamente righe verticali perché le righe orizzontali ma scherziamo. È rimasto il mio shopping da Zara da aprire. Sono andata da Zara due volte, una volta con Deborah e una volta da sola. Non mi ricordo che cosa ho preso quando ero con Deborah e che cosa ho preso quando ero da sola, tranne un top che ho preso senza neanche provare, perché l'ho visto e ho detto ah, oh, cavolo, finalmente una cosa di un colore diverso. L'avete visto anche sulle storie di Instagram, sto parlando di questo top blu a fascia. Queste cose alcune le ho indossate e già sporcate, però vabbè. Questo è il top. La cosa che non mi fa impazzire sono le spalline, perché per quanto le amo, sono super tipo Spice Girl, così piccole e sottili. Non sono regolabili e sicuramente cederanno, è un po' vabbè. Però questo è il top, mi piaceva da morire la punta di azzurro blu, veniva poco meno di 10 euro, tipo 9,95. Dietro, come vedete, è anche elasticizzato per fartelo entrare ed è molto spesso all'interno, tant'è che io lo indosso anche senza copricapezzoli, me l'avete chiesto, perché qui il reggiseno ovviamente proprio non lo potete mettere. Poi ho preso questo body, anche questo con le spalline sottili però diverse, molto molto semplice, nero a costine, anche lui abbastanza spesso all'interno, vedete, ha una doppia parte proprio nella zona del seno, quindi anche questo io lo metto senza reggiseno eppure senza copricapezzoli, come invece la maggior parte dei body che trovate da Zara e nei centri, cioè non nei centri, cioè nei negozi, a parte Nike. Questi invece hanno i bottoncini per aprirsi, è semplicissimo, ha il veramente strafamoso taglio qui paro di tutti i body, tipo Chiaranasti, ovunque si vede questo taglio. Non pensavo mi stesse bene, però l'ho provato e non mi dispiace, non mi sta benissimo come se avessi un seno rifatto, però me lo faccio andare bene lo stesso. Per la serie, il lilla è il colore dell'estate, ho preso questi pantaloni che sono della stessa linea, sono gli slouchy di Zara, io li ho anche presi proprio in color jeans qualche mese fa, avevo fatto anche l'haul e li amo da morire, sono abbastanza stretti in vita quindi non vi fanno il difetto se avete il sedere grande, ma poi sono grandi sotto quindi li amo. Io faccio sempre questa cosa del risvoltino in basso perché altrimenti sono scacciati. Sono bellissimi, 29,95 e sono proprio tessuto jeans, non pantalone. E sopra ho anche sfoggiato questo look monochrome. Mi piace da impazzire questa magliettina che l'ho pagata penso 6 euro, cioè una cavolata, nemmeno la volevo prendere, però poi ho pensato proprio a questo look monochrome, siccome il lilla è lo stesso, e quindi l'ho presa, forse durerà un'estate, due, ma veniva talmente poco e ci sta benissimo, l'ho già sporcata infatti, ieri la volevo mettere e non l'ho potuta mettere, adesso Deborah mi dirà tienila. Infatti! Ma questo look è tutto lilla, non vedo l'ora di vedertelo adesso perché secondo me è troppo bello. È veramente bello. Il body nero veniva a 12,95 e questa che è l'ultimo pezzo, 7,95. Devo dire che ho trovato anche buoni prezzi, nonostante io, a parte le scarpe e i body, cioè a parte l'ordine online su Zalando, il resto non ho preso nulla da reparto saldi, come spesso succede fisicamente, perché viene tutto ammassato e a me passa la voglia, a meno che non, cioè non avevo puntato proprio una cosa già in periodo di non saldi. Questo qui è un altro top iper semplice, nude, questo non l'ho ancora sfoggiato, mi piace perché ha, vedete, questa particolarità sulle spalline che sono doppie sia da un lato che dall'altro, ma comunque molto sottili, e ecco qui, che ne dici? Mi piace anche questo sul bianco, mi piace tantissimo la tonalità di nude perché non pensavo mi stesse bene, è un nude rosato e invece è bellissimo. Oh, è veramente bello. E poi ha queste costine un po' tipo leggermente vellutate fuori, però dentro è tranquillo, per niente trasparente, super elastico. Di questo ho preso pure la L, la M. Che vuol dire? Ah, M barra L, ok. Hanno fatto tipo SM e ML. E anche questo appunto ho pagato veramente poco. Questo era tutto il mio shopping. Fatemi sapere qui sotto con un commento se siete arrivati a questo momento del video
qual è il vostro pezzo preferito in assoluto. Fatemi sapere anche se voi avete fatto shopping in questi giorni, in questo periodo, se avete trovato degli affari, in quali negozi posso trovare un top fucsia. Anche, cioè, a me piace così semplice, senza stampe, però deve essere carino. Se volete andare a vedere che cosa ho utilizzato per realizzare questo look, vi aspetto su Instagram, perché questo è il look dedicato al segno zodiacale dell'acquario. Noi ci vediamo domenica con un nuovo weekly. Nel frattempo vi aspetto su Instagram, TikTok, il canale Test & Tell. Bye ladies, see you soon!